Beh, Gianni, non so tu filosoficamente cosa pensi degli animali e dei gatti nella fattispecie. Beh, questo potrebbe essere il primo capitolo del nuovo libro che intendo pubblicare, intitolato Mein Katz, il mio gatto. Bella questa l'ho apprezzata. Una bella cosa. Beh, gli animali da sempre non hanno voce per protestare, questo va detto, quindi E la quindi noi rivoluzione siamo, dovrà difendere anche io loro. sostengo anche che l'escatologia deve comprendere il fatto che gli animali diventeranno capaci di comunicare, anche se non magari parlare o esattamente come noi, ma che diventano capaci di esprimere, perché la mancanza di possibilità di espressione è una delle forme di schiavitù più terribili. Certo. E quindi povere bestie, bisogna vedere, ma non so bene che cosa. Nel frattempo, tenere presente che se c'è un senso della storia umana, è anche quello di riscattare le altre creature dal silenzio in cui per lo più sono tenute anche per colpa degli uomini. Cioè, non dico che le scimmie, se fossero lasciate al loro destino, avrebbero già una civiltà, ma certo. Per esempio, moltissimi animali domestici sono oppressi e non sappiamo bene cosa potrebbero produrre invece se fossero più liberi, più gioiosi, più anche solo. Non lo so, a dire la verità. In ogni caso, non è tanto questo, è che, diciamo, il rapporto dell'uomo con l'animale nel nostro mondo riproduce gravemente tutte le storture del sistema capitalistico dello sfruttamento. Noi sfruttiamo gli animali, Chiaro. sfruttiamo le altre persone. Allora, come dire, fa riflettere tutto questo. Quindi, per esempio, dovrebbe dar luogo anzitutto a un modo di trattare gli animali un po' meno disumano di quello che succede. Pensate soltanto agli allevamenti razionali, alle mucche spostate su dei trasporti orribili, alle scrofe che producono i loro porcellini dentro delle gabbie assolutamente invivibili. E Chiaro. tutto questo è una forma di ingiustizia ontologica, per così dire, che effettivamente di cui non si vede un rimedio immediato. Cioè, cosa facciamo? Liberiamo tutti i maiali della terra che vadano. Non lo so bene. Intanto però che uno. Questo pensiero dovrebbe ispirare dei modi di trattare gli animali diversi da quelli, dai modi che adottiamo normalmente, a cominciare dagli allevamenti razionali, dalle galline ovaiole, da tutto questo sistema di esseri viventi ridotti a macchine per la produzione, per la riproduzione, per la produzione del latte, dei formaggi, delle uova. Non pensi che siamo ancora vittime di quella che potremmo chiamare la fallacia cartesiana, cioè pensare che gli animali siano solo macchine, che è un po' il grande errore Sì, con cui parte la modernità cartesiana. L'animale è solo una macchina e in quanto tale deve essere trattato alla stregua di una macchina. Questo è il grande errore il della grande errore. modernità, No, perché effettivamente oggi diciamo tutto l'animalismo, anche umanitario, persino un po' ma eccessivo talvolta di cui viviamo, è un modo di rifiutare la visione cartesiana dell'animale macchina. certo. Allora, l'idea di trovare degli. Sì, io per esempio ho questo gatto. Bellissimo E gatto. ho questo gatto. Adesso, certe volte quando recito le preghiere della sera mi viene la tentazione di pregare il gatto, ma non perché il gatto è nel suo silenzio, nella sua differenza. Insomma, gli animali. E le mucche, scusa, ma le mucche, queste facce. Queste teste di mucche che sono al pascolo, che ruminano, tutto questo silenzio della vita di cui ci sfugge il senso proprio, cioè, e tutto questo qualcosa significa, è un aspetto del problema religioso, per così dire, in qualche modo. Un amico che è morto di recente, Paolo De Benedetti, aveva scritto una teologia degli animali, che io
avuto per mano questo libro, ma adesso non ce l'ho più e non lo trovo in questi giorni. Però lo voglio ritrovare perché effettivamente, diciamo, se c'è un... Diciamo, la religione non può non porsi il problema della vita vivente di altri generi di vivente come questo. E ovviamente, se voi mi dite, va bene, ma poi ci sono tutti i bambini neri dell'Amazzonia, ci sono tutti i bambini di culture diverse, insomma. E vabbè, noi siamo in relazione a questi mondi della vita, queste Lebenswelten, che sono, come dire, sono problemi ancora irrisolti, cioè non ci abbiamo ancora pensato. Anche l'animalismo è una cosa abbastanza recente, cioè diciamo soltanto nel Novecento, a cominciare dagli inglesi probabilmente, le vecchie signore inglesi che amano i gatti e i cani. Chiaro. Voglio dire, l'animalismo è una cosa recente, ma dobbiamo cominciare a pensare anche a quello. Assolutamente. Non so. Forse una vera filosofia dell'emancipazione dovrebbe avere come proprio punto di riferimento l'emancipazione dell'essente in quanto tale, quindi non solo dell'uomo, ma anche della terra, quindi il tema Sì, dell'ente. dell'ecologia, e poi anche degli Degli animali, animali. quindi No, il beh, mondo certo, questo animale, sono che è un tema l'ecologia e la. importante da recuperare. Credo che sia solo, naturalmente anche in Heidegger c'è una specie di ambiguità, nel senso che lui sostiene che l'animale non ha È mondo, povero di mondo, è dice. povero di mondo. E questo potrebbe, secondo me, lì c'è un pregiudizio ancora cartesiano in Heidegger, Certo. mentre invece bisognerebbe cominciare a capire che c'è mondo anche lì, anche se non è. Si capisce, tutto sta nel problema del linguaggio, il problema della comunicazione, del sapere cosa tu mi dici, Chiaro. ricevere quello che. Però c'è tutta una semiotica animale anche adesso, c'è una zoosemiotica che non è tanto da buttare via. Cioè, ci sono tante cose che dobbiamo ancora scoprire sul mondo animale. E intanto. C'è un mio buon conoscente che si chiama Marder, che ha scritto di recente qualche cosa riguardante le piante come esseri viventi, Certo. come. Però non ho, devo dire che non l'ho letto, e quindi so solo che lui adesso si occupa della vita delle piante in qualche modo. E tutto questo è il futuro, probabilmente non nostro, nel senso che tireremo le cuoia prima che si aprano questi orizzonti, ma non si sa mai. Forse l'errore originario sta proprio nell'inizio della modernità, quando prevale la linea cartesiana che svaluta gli animali come semplici macchine, e non prevale invece la linea di Michel de Montaigne che nei saggi valorizza gli animali e segnatamente i gatti. C'è un passo molto bello nel quale Montaigne dice testualmente: "Quando gioco con la mia gatta, chissà se essa non si diverta più di quanto Più non di mi quanto mi diverto io", diverto no? Quindi io. c'è una valorizzazione molto profonda Certo che dell'animalità. non per niente l'animale macchina è all'inizio della modernità, che è anche la modernità capitalistica. Certamente. Lo sfruttamento, la valorizzazione di tutte le risorse naturali messe in valore in relazione alla produzione, alla. Infatti Marx nel Capitale, in un passaggio molto bello, dice che non è un caso che con Cartesio, che rappresenta la fase del cominciamento della manifattura, l'animale diventi macchina. Nel Medioevo l'animale era una parte della famiglia in qualche modo. Era una parte meno nobile sicuramente, ma era parte della famiglia. Mai un medievale sarebbe venuto in mente di degradare l'animale a macchina. È la modernità capitalistica che prima concepisce l'animale come macchina, Cartesio, e poi si spinge con la metria a concepire l'uomo stesso come macchina, l'homme machine. Quindi tutto diventa pura macchina priva di Di anima. corporeità Ma animata, ecco. amico, guarda che ti salviamo da questa macchinizzazione. Comunque hanno sette Vieni qua. vite, quindi sono Questa avvantaggiato. tanto ha già altre 6 vite da vivere come non macchina. Beh, comunque Anima. c'è il passaggio di Rousseau molto bello, in cui Rousseau in una lettera
scrive: avete rapporto con i gatti? Li amate i gatti? E il suo interlocutore risponde: no, non ho particolare amore per i gatti. Ma perché? Non ne dubitavo. Ma perché un gatto, se gli poni un comando, non risponde. E anche una gallina, dice l'interlocutore, non risponde se gli poni un comando. Sì, però, dice Russo, la gallina perché non vi capisce. Il gatto invece vi capisce benissimo, ma disobbedisce scientemente. Il gatto ha un valore unico, che è quello del dissenso, è un animale dissenziente il gatto. C'è una battuta di Eco che aveva, dice, il cane si affeziona al padrone e il gatto alla casa. Il gatto ha l'animo di un patriota e no, non di un servo. Bello. Molto bella, certo. Tu hai sempre avuto gatti, Gianni, come animale? No, c'è stato un periodo in cui non li avevo perché, no, effettivamente da molti anni ormai ho dei gatti tra i piedi, ho dei gatti di ogni tipo e colore. Ma dei veri gatti, vieni qua tu. Invece l'animale che io prediligo è la tartaruga, per due ragioni. Che è un animale Autoriflessiva. autoriflessivo, è lentissimo, un animale lento che si prende intere ore di riflessione, di meditazione, e poi si porta sempre appresso la casa. Quindi è un Questo è animale vero, radicato assolutamente alla casa di autonomo. proprietà, diciamo, che di questi tempi non è poca Non è cosa, perché poco. sai che, a proposito di capitalismo, una delle sciagure del capitalismo.